capocannoniere del campionato, ci si attendono molti gol da lui. Siamo pronti, io e Stefano Nava ancora una volta per raccontarvi in diretta l'emozione di questa grande partita. E speriamo di assistere davvero a un match spettacolare, Pier. Presupposti per non annoiarci ci sono tutti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Hanno deciso di andare sul sicuro optando per il più classico dei 4-4-2. Modulo che non passa mai di moda, un evergreen, Pierre, e che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Ecco gli 11 di partenza del Southampton. 4-5-1. Palla interessante nello spazio. Douglas Costa. Occhio, cerca l'area di rigore. Pallone profondo, pericoloso. Palla ancora in gioco. Gli ospiti fanno tanta fatica a trovare il gol. Non a caso hanno il peggior attacco del torneo. Intervento falloso, gara subito calda. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Possibilità per la ripartenza. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Prova ad andare. Risultato che si sblocca subito, dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Gran bel gol questo, Stefano. Sì, frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. C'è spazio per andare. Nessun problema per il portiere. Sergio Busquets. Laxalt. Guadagna metri. Può far male da lì. Parata. Grande parata, Pierre. Anderson. Può andare. Lo ferma ma non controlla. Può girare il pallone. Oscar. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. Palla ribattuta ma non è finita. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Attenzione, pericolo! Ci aspetta il calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Libera di testa al lato. Oscar. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Cross verso il centro. C'è l'intervento di pugno. Gabbiadini. Sergio Busquets. Ci sono metri a disposizione. Perde palla. La traiettoria verso il centro. Oscar. Prova dalla distanza. Hanno sfiorato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Anderson è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento.
Passaggio intercettato. C'è spazio per il Southampton per andare. Spazio per il cross. Cerca il pallone profondo. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. Occhio al suo movimento. Palla recuperata, azione interrotta. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Oscar. Prova da fuori. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pierre. Ci sarà dunque un cambio. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gabbiadini. C'è spazio per andare. Lucas Vázquez. Non granché il cross, la difesa vi dà facile. Laxalt. Si chiudono così prima. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Sergio Busquets. Occhio, cerca l'area di rigore. Gabbiadini dice di no. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, senza problemi qui la difesa. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Anderson, passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Guadagna metri verso l'area. Salta l'uomo, cross court, nessun problema per il portiere. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Gabbiadini. Guadagna metri. Fuori gioco che c'era, come ci mostrano le immagini, anche se di poco. Ottima la chiamata dell'assistente qui, ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. C'è il tocco sulla fascia. Gran palla in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Laxalt. Lucas Vázquez. Palla che finisce in out. Hutt. Anderson. Sandro. Douglas Costa. Costa. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Lucas Vázquez. Ancora un passaggio perfetto. Busquets. Può metterla in mezzo. La mette lunga sul palo lontano. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche... ...di raglio per la rimonta.
hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Si avvicina all'area. L'ha lasciato andare via senza la minima opposizione. Troppo morbido, direi. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Con i pugni allontana. Potere fantastico, ha dimostrato coraggio, tecnica. Fantastico, veramente. Si fanno vedere i compagni. Distinto il difensore. Spazza via. Palla nuovamente in possesso. La traiettoria verso il centro. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. EA Sports vi offre la prossima gara che sarà in trasferta di questa squadra impegnata nella Premier League. Hanno spazio per andare in contropiede. La mette in mezzo. Non è finita, palla ancora pericolosa. Vediamo cosa decide l'arbitro. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Occhio al suo movimento. Attenzione, pericolo. Riparte il difensore. C'è spazio per andare. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti della partita. Lucas Vázquez. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Lemina punta l'area. Lucas Vázquez. Punizione nei minuti finali. Si preparano al cambio. Occhio alla punizione. Visto i risultati non credo che calcerà anche la prossima. Ha colpito davvero male la palla, che è terminata lontanissima dai pali della porta. Intercettano bene il pallone. Guadagna metri. Attenzione al tiro e c'è la traversa. Solo tanta paura qui dopo la conclusione deviata dai legni. Non poteva farci nulla, no. Deve ringraziare la dea bendata per non aver preso gol